Al The Space Cinema di Montebello torna a Voghera Film Festival, la grande festa del cinema indipendente internazionale. Tre grandi eventi ad ingresso gratuito. 10 novembre, notte horror. 11 novembre, animazione e cortometraggi. 12 novembre, documentari e lungometraggi. Dal 10 al 12 novembre, Voghera Film Festival 2017, al The Space Cinema di Montebello della Battaglia. Signor Pelizza, l'associazione pavese Amici della Birra, anche quest'anno con una nuova manifestazione dedicata alla birra, ma con un nome nuovo e quindi una nuova identità, è corretto? Esattissimo, noi abbiamo voluto rinnovarci, abbiamo cercato di farlo in tutti i campi ed anche nel nome, perché veniamo da un'esperienza di ormai 9 anni di Birra Art che ha avuto un ottimo successo, portiamo avanti un know-how che abbiamo acquisito negli anni, ma vogliamo cambiare, perché spesso occorre cambiare, l'innovazione è ormai d'uso comune, quindi cerchiamo di rinnovarci anche noi. Abbiamo cambiato squadra, abbiamo cercato di fare del nostro meglio per poter offrire ai nostri clienti, al pubblico nostro, un nuovo format. Qual è la vostra attività, al di là dell'organizzazione di questa manifestazione, di cosa vi occupate voi nel resto dell'anno? Sì, beh, noi chiaramente promuoviamo la birra artigianale, questa è la nostra mission iniziale, però accanto a questa, visto che sappiamo che la birra è una bevanda alcolica, quindi può portare, se usata in modo non corretto, alcuni problemi, teniamo conferenze e convegni sulla sicurezza, innanzitutto, cioè giriamo nelle scuole, abbiamo portato anche giovedì qui una delle scuole per poter promuovere questa nostra iniziativa. Abbiamo firmato un mandato sul più ne sai meno rischi con la prefettura, con la polizia, con la questura, eccetera, in cui appunto nei momenti in cui abbiamo queste conferenze sono presenti, è presente l'università, le forze dell'ordine, le autorità, eccetera, che ci seguono in questo mandato, diciamo, ecco. Chi volesse seguire le vostre attività lo può fare tramite internet? Certamente, su internet ci saranno tutte anche iniziative, perché birra non è solo una buona bevuta, ma è anche turismo, per esempio. Noi organizziamo anche dei viaggi, facciamo visitare microbirifici, dopodiché visitano anche delle tenute agricole in cui cominciano a seminare orzo, e così cerchiamo un po' di far capire alla gente che stiamo promuovendo una bevanda che non viene da lontano, ma è sul nostro territorio. Il convegno si è appena concluso, avete visto le immagini, tantissimi ragazzi hanno assistito a questo convegno con grande interesse. Di che cosa si è trattato? Dunque, è un convegno che viene organizzato da diversi anni e vede la partecipazione di diversi enti interessati alla prevenzione degli incidenti stradali, ma anche alla prevenzione dell'utilizzo delle sostanze. Una promozione della salute basata sul fatto di aiutare i ragazzi a crescere in maniera semplice ma coerente con quello che è il percorso dell'adolescenza, aiutati nelle loro scelte, soprattutto a resistere di fronte a quelle che sono le, diciamo così, le insidie della vita. Questo, diciamo, metodo che abbiamo è stato introdotto dal Ministero della Salute e dalla Regione Lombardia, la Direzione Generale Salute della Regione Lombardia, è un metodo che non vede l'intervento dell'esperto solo, ma coinvolge la scuola e la famiglia come agenzie istituzionali dell'educazione. L'altro obiettivo è l'utilizzo di quelle che sono le capacità di difesa dei ragazzi. È un progetto internazionale che ha preso piede anche in Italia, che è basato sulle life skill, quelle che sono le abilità della vita che ognuno ha e che deve essere soltanto aiutato a far crescere. Signor Pelizza, portare questa tematica all'interno di questa manifestazione perché? Per un uso semplice, perché noi, la nostra manifestazione non è quella sulla birra, ma è un bere consapevole, cioè
Io penso che stiamo creando noi il giusto binomio tra mondo commerciale e mondo diciamo giovanile, dove si cerca il bere, ma si cerca un bere buono. Noi vendiamo il fatto di bere un goccio di birra buono, un goccio di qualcosa che possa darti soddisfazione, ma non ebbrezza. E questo sarebbe anche giusto, insomma, che tutti i giovani lo facessero in modo consapevole. Poi è chiaro che il dono dell'immortalità il giovane ce l'ha e perciò si crede il Dio in terra, però il poter dire siamo riusciti a cambiare un'ottica per noi potrebbe già essere una cosa bella e io la reputo, come dico la parola sempre, consapevole. E stiamo adesso per raccontarvi una delle importanti e interessanti conferenze organizzate proprio da Sapore di Birra per questa prima edizione e siamo con la ricercatrice Rodolfi dell'Università di Parma che sta per affrontare insieme a un pubblico che tra poco arriverà un argomento effettivamente molto legato al tema portante di questa rassegna, cioè la birra, è così? Sì, oggi parleremo un po' del luppolo italiano con un progetto di ricerca che stiamo portando avanti ormai dal 2011 e poi di un altro progettino, di un altro ambito di ricerca che abbiamo portato avanti invece quest'anno, che è la ricerca sul terroir, come influenza il terroir la cultivar Cascade in particolare. Raccontiamo meglio quali tematiche vengono affrontate quando si parla del luppolo. Ma sicuramente affrontiamo un po' la coltivazione, come avviene la coltivazione, quali sono le problematiche e quali sono anche le cose positive che potrebbe portare alla coltivazione del luppolo in Italia. Siccome è un periodo in cui comunque l'agricoltura è un po' in crisi, portare una cultura nuova che potrebbe dare comunque un po' di reddito perché appunto è nuova e c'è un'espansione di microbirrifici molto importante che cercano materie prime legate al territorio, potrebbe essere una svolta, diciamo, un pochettino per i giovani agricoltori soprattutto. Siamo con il professor Ganino, sempre dell'Università di Parma, che è responsabile scientifico del progetto Luppolo Italiano. Intanto buongiorno. Buongiorno. In cosa consiste questo progetto? Quali sono gli obiettivi? Allora, gli obiettivi del progetto, naturalmente il luppolo italiano lo dice un po', è quello di selezionare il luppolo in Italia a partire da genotipi italiani. È un'impresa non molto semplice perché naturalmente ci vogliono anni di lavoro. E la nostra esperienza appunto è iniziata ormai nel 2011, esperienza che nasce a Marano sul Panaro in provincia di Modena. E piano piano si espande appunto alle altre regioni. Oltretutto abbiamo anche un progetto di ricerca qui in Lombardia per un birrificio appunto locale, un microbirrificio, dove appunto il nostro obiettivo è sempre quello di valutare all'interno del panorama luppolicolo italiano se ci sono delle varietà degne di essere utilizzate poi in birrificazione. Nel nostro progetto sono stati selezionati tre nuove varietà di luppolo, tutte italiane, quindi genoma completamente italiano. Una varietà è una varietà appunto con degli aromi molto bilanciati, un'altra varietà che abbiamo recuperato è una varietà invece che ricorda un po' il Fagol, però un po' più gentile del Fagol, ma non ha più il carattere terroso tipico del Fagol, ma mantiene dei caratteri agrumati e floreali. E l'ultima varietà invece che abbiamo selezionato è una varietà che noi definiamo più da American Pale Ale, è una varietà molto aromatica, infatti dalle birre sperimentali che abbiamo prodotto si sente molto il suo apporto alla birra, soprattutto se usata in dry hopping, è una birra con note floreali molto intense. Siamo con il signor Grandi che è il fondatore di Birra Nostra, a questo punto io sono curioso di capire che cos'è Birra Nostra e in che cosa consiste la vostra attività. Allora, Birra Nostra è un brand di Officina Eventi e Comunicazione, uno studio che opera in provincia di Verona e lavora in tutta Italia. È un brand che è nato 10 anni fa, quindi quest'anno festeggiamo il decennale. Allora, buon anniversario. Grazie. E diciamo che è nato per promuovere la birra artigianale italiana di qualità. Ecco, quindi noi con Birra Nostra abbiamo seguito un percorso in 10 anni che è partito dalle fiere di settore, abbiamo diciamo così aperto la strada alla presenza dei birrifici artigianali all'interno di Vinitaly, nell'area di Vinitaly, e poi siamo i responsabili dell'area micromalto a Cibus a Parma e più abbiamo fatto insomma diverse altre fiere e poi creiamo alcuni prodotti sempre per promuovere la birra artigianale diciamo così un po' trasversali, ecco.
organizziamo spesso delle degustazioni, anche situazioni diciamo meno specializzate, e poi su, vorrei dirti per finire, che abbiamo creato un circuito di birrifici artigianali su tutto il territorio nazionale per i cofanetti Smartbox, così i clienti Smartbox possono visitare i birrifici artigianali e bere dell'ottima birra. Immagino siano tante, ma qual è stata la soddisfazione più grande in questi anni di attività? Sì, hai ragione tu, sono state tante. Diciamo che a livello personale è stato un percorso che mi ha portato fino a Slow Food, per cui scrivo per loro, per la guida del Birre d'Italia di Slow Food, e per me, diciamo, quando mi è stato chiesto di fare questo tipo di intervento è stato così, insomma, una bella ciliegina sulla torta, con un bel riconoscimento. Poi per il resto devo dire che su tutto, a livello umano, proprio è un bel mondo. E tempo fa abbiamo scritto una guida, La Via della Birra, dove raccontavamo di alcuni birrifici, ma è un bel mondo fatto di belle persone. È un mondo complesso, perché da fuori forse non si capisce la difficoltà di fare della buona birra, però devo dire che ho conosciuto delle persone veramente, e umanamente e professionalmente, straordinarie.